È appena uscita la nuova ballist, intravediamo già un l'incuribo bannato, e su questo mi ero sbagliato, pensavo dopo, vediamo anche il confronto tra la mia ballist prediction e quello che è veramente successo. Bandite ragazzi, effettiva dal 15 aprile per Nord e Latin America e dal 22 aprile per noi dall'Europa, bannate l'incuribo, Barone dei Fiori, Savage e Summon Limit, quindi non hanno toccato Zelantis, hanno toccato però praticamente tutti i componenti principali della versione pura di Snake Eye. Farking risente un po' di questi hit per adesso. L'incuribo 1 è un po' antipatico perché non puoi più fare Itzol praticamente, quindi per quello è un pochino antipatico. Tra l'altro è un Dark che continua a rientrare perché è forte, però per adesso ha perso poco. Andiamo avanti, vediamo che succede. Tra l'altro Summon Limit bannato, veramente veramente apprezzato, perché è il floodgate più tossico che esista. Forse l'unico floodgate retroattivo che ti lascia veramente con niente. Sono davvero contento che l'abbiano tolto. Quindi anche questo, questi floodgate qui sono un hit secondo me forte verso Snake Eye e Snake Eye Farking, perché sono i deck che possono abusare di più di questi floodgate, perché li utilizzano e poi dopo si sbloccano dai floodgate in automatico con gli effetti di Snake Eye. Quindi anche questo dovete considerarlo come un hit a quella engine. Vediamo a uno cosa va. A uno Arch Nemesis Protoss, che ne facevamo a meno, ne potevamo fare a meno. Il signor Daniele è qui, ma che cazzo vede il cervello? Riassumo un po' il mio pensiero quando leggo Arch Nemesis Protoss a 1. Tidal, il Draw Ruler li stanno sbannando tutti, questo è quello che faceva sciocca di acqua mi pare. Vedremo, sono stati un po' power crippati, non penso sia troppo problematico. Questo invece Thunder Dragon Colossus a 1, anche questo è un po' meno peggio di Protoss, perché adesso Protoss è praticamente searchabile, ragazzi, perché passi per... c'è l'Exis rango 4, non mi ricordo come si chiama, quello nuovo che è tutora Pyro, e c'è un Nemesis che poi ti va a tutorare un qualsiasi Nemesis, praticamente ti tutora Protoss. Mi pare un po' sbagliato, vedremo di sicuro dei pile deck che se lo tutorano e fanno cose, cioè è l'Arch Nemesis più forte in assoluto e... speriamo non tornasse. Thunder Dragon Colossus, devi farci comunque un deck un po' attorno, quindi una carta pericolosa, un floodgate che si protegge da solo non va bene per quanto mi riguarda, però magari non farà granché perché magari hai degli engine requirement troppo importanti. Vedremo se usciranno nuove engine tuono magari, cioè abbiamo già Sprite Prospect di Lock in 2, insomma vedremo che farà questo Colossus. Kirin era abbastanza chiamata, ci può stare. Mazzo Magi Spectre, dai, è una carta forte. Chicken Game a 1, altra carta che non so perché. Perché l'hanno messa a 1, ragazzi? Cioè, perché? Cioè, abbiamo tre metaverse ci stanno adesso. L'abbiamo tolta, la terreno tossica. Perché ne aggiungiamo un'altra? Non lo so. Antispell Fragrance a 1. Va bene, altro floodgate, io li bannerei tutti a questo punto perché ormai sono diventati un tool post-side per i mazzi combo per vincere di più le partite. Fai la tua board, più un floodgate è finita la partita, non è più quella carta che permette agli altri deck di rallentare i combo. Va bene, a uno questa, anche questo un altro hit secondo me più a questi mazzi combo come Snake Eye e Snake Eye Farking. Tra l'altro Antispell gli fa veramente niente a Snake Eye puro, Snake Eye Farking un po' di più magari, ma comunque se la cavava. Tra l'altro nessuna carta ancora hittata proprio diretta di Snake Eye e di Abelstar o di Farking. A due Armageddon Knight e Purely Delicious Memory, quindi zero hit diretti in questa ballist a Snake Eye e a Diabelstar, cosa che avevo detto. Adesso dopo andremo a vedere la mia ballist prediction. Purelicious Memory, carina, potenziale per Purely per tornare, assolutamente sì, è uno di quei mazzi che se non mi ha rispettato fa sempre cose. Ci sarà la reprint a Raid, quindi Purely sarà un'ottima scelta budget per giocare i prossimi formati dopo che uscirà Raid, quindi occhio a Purely. E Armageddon Knight, vedremo un altro starter per, non lo so... Che ci fai Armageddon Knight al giorno d'oggi? Vai, manda Dark, è forte, forte. Ci mandi Arpa, dai. E vediamo a tre invece vanno Destiny Hero Malig- ecco che ci fai con Armageddon Knight. Ecco che ci fai con Armageddon Knight. Ci mandi Malicious. Tre Malicious, ragazzi, sono veramente, veramente, veramente tanti. Specie con Beatrice ancora libera, ragazzi. E anche Branded. Branded pure è libero. Branded, Beatrice c'è in giro.
Branded, ragazzi, sguazza in questa ballista. Gli hanno pure tolto Summon Limit anti-spell. Cioè, fa quello che gli pare, Branded. E Malicious, vediamo, ragazzi. Tre Malicious. Non dico per Hero, ma per gli altri deck che abusano sta roba. Tiar, anche Tiar. Tutta sta roba. Cioè, c'è un altro Sand forte. Horus, che ne so. Giochi ovunque. E vedremo sto Malicious che combinerà. Arporor a 3. Vabbè, semi-rilevante come roba. Terror Top, ce l'aspettavamo e sarebbe... ritorna a 3 e engage anche a 3 perché escono i nuovi supporti Sky Striker. Vediamo un po' come se ci abbiamo azzeccato o meno. Questa era la mia banlist prediction. Avevo detto Zelantis bannato e una di queste tre per accontentare un po', perché sono carte problematiche, per accontentare, perché ero sicuro sarebbe stata una banlist un pochino deludente. Avevo detto l'incuribo no, invece c'è stato, ragazzi. Pensavo avrebbero semplicemente eliminato Zelantis perché l'OTK è la cosa più tossica e Tavi allo stesso tempo, sia Snake Eye che Snake Eye Farking. Alla fine invece hanno deciso per un altro tipo di approccio, quindi togliamo gli Omni Negate, rendiamo il deck molto, tra l'altro, antispella 1, quindi talent, guadagna molta, ma molta, molta value contro questi deck. Danni collaterali, ovviamente ci siamo persi per strada, forse Dragon Link, un altro hit a Dragon Link, tra l'altro, vai, Savage lo faceva poco. E Manadium soffre di questo barone mancante davvero davvero tanto. Strano, molto strano questo hit. E perdiamo questo l'incuribo che, vabbè, lo sostituiamo con Anima Abbandonata, però vabbè. E oltre a questo, poi vabbè, i Floodgate l'abbiamo azzeccati, non hanno toccato Skill Drain, ma addirittura hanno bannato Summon Limit. Ferrir 2 simbolico, niente. Unlimited però, ragazzi, hanno lasciato tutto. Io avevo detto che non avrebbero hittato direttamente Snake Eye e Diabestar, nuovi supporti, tematica dell'anno, ve l'avevo detto, non avrebbero hittato direttamente il deck, quindi non hanno hittato Zelantis, ma hanno hittato qualcos'altro attorno, lasciando praticamente Farking full power, quasi full power. Farking Snake Eye continuerà a dominare, secondo me. Abbiamo azzeccato anche al limite Engage, era abbastanza chiamata, mi aspettavo che ridessero qualcosa a Dino, e va bene. Ma questa ballist come la consideriamo, ragazzi? Fine? non so. È un po'... perché fanno delle cose buone, tipo Summon Limit, Antispell, e poi Protoss. Perché Protoss? Perché Protoss? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Branded fa quello che gli pare. Quindi niente Sanctifier Hit. Io Sanctifier gliel'avrei tolto nel dubbio, però va bene. Fire King fa quello che gli pare. Antispell non c'è più praticamente, quindi Talent fa quello che gli pare. Vedremo che cosa succederà. Fatemi sapere, ragazzi, voi cosa ne pensate nei commenti di questa banlist. Comunque devo dire che con la mia prediction per le cose importanti ci ho azzeccato alla fine. Niente hit diretto, tutti questo 1, bannato original. Niente, non hanno fatto. A posto di bannare tutte queste carte, cioè, vuoi bannare l'incuribo? Bene, però a questo punto banna Jet anziché banna Barone dei Fiori e Savage, così lo lasci male agli altri deck. Snake Eye Farking ne esce pulitissimo da sta storia. Niente, ditemi nei commenti cosa ne pensate, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.